We are filled to present. Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. What the fuck? Sì, è vero, è da tanto che non mi mostravo. Troppi gameplay. Cotti di merda. Oggi ritorniamo con una nuova puntata di Mr. Shit, in cui parleremo dei DLC. Eh? Cosa sono i DLC? Fucking bitch. Allora, cosa sono i DLC? I DLC sono dei contenuti aggiuntivi scaricabili dal PlayStation Store per PS3, mentre per Xbox da... Perché vi parlo dei DLC? Vi parlo dei DLC perché ne esistono di vari tipi, alcuni di questi sono proprio... C'è merda! Esistono tre tipi di DLC: i DLC buoni ma costosi, i DLC di merda e i DLC strategici. Allora, i DLC buoni ma costosi sono ad esempio quelli di COD, in quanto sono belli ma costano molto. Ad esempio, Uprising costa 15€. È molto! Tuttavia, sono molto belli. Basta pensare ad esempio appunto a Mob of the Dead, che ne vale davvero la pena la compra, in quanto questo DLC ti porta qualcosa all'interno del gioco, cioè porta qualcosa di nuovo, di non possiamo dire conosciuto. Ma perché dico che costano molto? Semplicemente perché, per il divertimento che offrono, perché dopo un po' ti annoia. Non vale la pena di spendere così tanto, o almeno non per dei DLC simili. I DLC di merda sono quei particolari DLC, se vogliamo essere proprio inglesi, che fanno cagare e non servono a un cazzo. Ad esempio, il DLC di Naruto Storm 3, Sakura e Hello Kitty. Oh, yeah, yeah, yeah. Con Naruto questa cazzata non serve a niente, non porta niente di nuovo in questo fottuto gioco, non c'entra un cazzo, non c'entra proprio un cazzo, non c'entra niente. Ma io mi chiedo, chi è che se li compra questi DLC di merda? Ma naturalmente li compro io, perché io sono un collezionista. Bitch. Ah, giusto, il collezionista dei DLC di Naruto. E poi tra l'altro anche tutti gli altri DLC fanno cagare di Naruto, a parte qualcuno. Quindi ragazzi, questi DLC di merda sono di merda perché non portano niente di innovativo al gioco. Cioè, non portano delle cose aggiuntive, semplicemente sono dei costumi. Sì, ci possono essere anche quei costumi che sono belli perché così, ma ci deve essere sempre qualcosa che cambia all'interno del personaggio. Qui non cambia un cazzo, gli mettono Sakura e Hello Kitty, li pagano i miliardi e loro, bello, cioè, c'hanno Sakura e Hello Kitty. Mo adesso non mi vengono in mente altri DLC DLC di merda, ma sono sicuro che ce ne sono tantissimi e non lo potete negare voi da casa. Ora passiamo all'ultima categoria di DLC, ovvero DLC strategici. Allora, questi DLC sono vengono utilizzati per fare soldi, utilizzando particolari oggetti aggiuntivi a basso prezzo, 50 centesimi, 1, 2 euro, che solitamente fanno parte del menu di personalizzazione del profilo multiplayer. Allora, il gioco che ho trovato, comunque che ho notato che ha più contenuti, ha più DLC di questo genere, è Uncharted 3. Allora, Uncharted 3 ha più di 300 oggetti aggiuntivi che possono essere, appunto, che si pagano per ottenerli. Sono provocazioni, copricapo, scarpe, magliette, insomma tutti oggetti per la personalizzazione del proprio personaggio o anche di eventuali personaggi già presenti. E ce ne sono alcuni anche che sono già presenti nel gioco, cioè ad esempio c'è qualche personaggio che è già presente nel gioco, solo che per ottenere questo personaggio devi completare delle sfide. Però tu, grazie ai geni dell'Uncharted, puoi semplicemente pagare un euro e comprare direttamente il personaggio e averlo senza aver completato una fottutissima sfida. Questi DLC sono un po' palesemente, si capisce che sono fatti per appunto far soldi,
Perché quando tu mi metti più di 300 oggetti aggiuntivi, di cui 100 sono copricapo, 200 sono magliette, 800 sono coso, cioè è normale. Poi ci sono, poi non mancano mai i map pack, comunque pacchetti mappa, personaggi e così via, dei vecchi Uncharted. E naturalmente questi costano anche di più. Ma perché questi sono veramente, cioè portano davvero a fare tanti soldi? Perché uno dice costano poco, sì. Costano poco, ma uno tira l'altro, disse quel fottutissimo genio. Infatti, quando tu vai a comprare uno di questi DLC di Uncharted, non ne compri uno, molte volte ne compri più di uno, perché tu non caricherai mai sulla tua PlayStation, sul tuo PlayStation Network, sul tuo account 5 euro precisi o 1 euro preciso, ne avrai sempre di più, quindi tu vieni spinto, vieni proprio attirato da questi DLC del cazzo. Allora cosa fai? Ne compri uno, poi ne compri l'altro, e arrivi sempre a spendere 15 euro o più. In più, ragazzi, ultimamente ho notato che molti altri giochi stanno iniziando a utilizzare questi DLC. Uno è Assassin's Creed 3, l'ultimo. Se vedete bene, Assassin's Creed, quando tu cerchi di comprare un qualsiasi oggetto di personalizzazione, settabilità, elaborazione dell'abilità o comunque insomma oggetti che possono essere acquistati, sono stati anche aggiunti i pacchetti onore, cazzone, frocione, ricchione, che semplicemente ti mettono nuove armi o ti fanno avere tutte le armi di quel personaggio insieme al personaggio, alla personalizzazione. Appunto, sono stati aggiunti, cioè ogni cosa che tu puoi comprare attraverso appunto i punti Abstergo, li puoi comprare anche attraverso i punti Elite, se non erro, che sono dei punti arancioni che vedete sono descritti da un triangolo arancione, una cosa strana, che possono essere acquistati dal PlayStation Network, capito? Cioè tu puoi acquistare questi punti Abstergo esclusivi, possiamo dire Elite, ma non mi ricordo manco come si chiamano, e utilizzi meno punti per avere lo stesso appunto oggetto comprabile, acquistabile appunto all'interno del gioco, quindi non esternamente ma proprio all'interno del gioco, a un prezzo, a un numero di punti Abstergo minore. Quindi ragazzi, naturalmente se uno se li compra e dice non posso aspettare, non posso non avere questo, mi medica, la devo avere, prende la compra, non c'ha punti Abstergo, prende la compra. Ha finito e spende soldi. In più, un ultimissimo gioco che ultimamente ha iniziato a usare questi DLC è Call of Duty Black Ops 2. Infatti, se voi vedete, hanno aggiunto 10 mimetiche nuove. Oh mio Dio, quanto sono belle! Servono a un cazzo. Portano solo una mimetica all'interno del gioco, non modificano un cazzo. Un cazzo di niente. Semplicemente non servono a un cazzo queste mimetiche. E quanto se ne pagano, direte voi? Più di 1,50€, ovvero 1,82€ per essere precisi. Oltre alle mimetiche hanno inserito anche i nuovi titoli delle bandiere, hanno inserito gli slot extra, hanno inserito il dio buonissimo bestemmiatore, cioè proprio inseriscono, ormai sul codice ci mettono pure le bestemmie gratuite che tu puoi fare su YouTube in modo che non ti danno copyright. Cioè ormai ci mettono tutto, cioè ogni occasione è buona per fare soldi, eh. Ormai è così. E poi c'è gente che su COD non è che compra una mimetica, perché una costa 1,82€, cioè sti cazzi. La mimetica del merda, e sì che poi puoi applicare su tutte le armi. Ma porca puttana costa. No, non se ne comprano 2, 3, 4, 5, 6, dipende. Dipende dalle situazioni, no? Dipende. Insomma ragazzi, state attenti, state molto attenti quando comprate un DLC, valutate, vedete se è di merda, se è buono ma costoso, che comunque vengono comprati comunque perché meritano giustamente. Vedete se sono appunto buoni, se ne vale la pena, se sono DLC di inutili, guarda, evitatele proprio per evitare che loro facciano soldi in questo modo barbaro, proprio evitate. Beh ragazzi, il video è finito qui, io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivervi al mio canale e ci vediamo a un nuovo gameplay, un nuovo Mr. Cheat, chi lo sa, e comunque al prossimo video.